existe una verdadera avalancha de estadísticas que ilustran cómo a partir de la brusca caída de los años 74-75, la inestabilidad y la crisis se han convertido en fenómenos crónicos de la economía capitalista, sin que hasta aquí ni siquiera los más optimistas teóricos de este sistema sean capaces de vislumbrar una salida a la contracción de las inversiones y la producción, el ritmo incontrolable de los procesos inflacionarios, el aumento del desempleo, las conmociones del sistema monetario y la oleada de quiebras que abaten a los países industrializados y que se transmiten con efectos multiplicados sobre las endebles y precarias economías de los países atrasados o de menor desarrollo. Es innegable, por otra parte, que esta crisis está íntimamente asociada a fenómenos que la complican y la ahondan mucho más aún, como son la creciente elevación de los precios de la energía y las perspectivas del agotamiento de sus fuentes convencionales en un plazo relativamente breve, la creciente carencia de materias primas fundamentales, el déficit endémico que va adquiriendo la producción mundial de alimentos, las preocupantes perspectivas de un crecimiento exagerado de la población en las áreas más pobres y relegadas del mundo, y la destrucción de las tierras agrícolas, las aguas, los bosques y otros recursos irreemplazables para la reproducción de la propia especie humana. Como en otras épocas, los monopolios han reaccionado ante la crisis con la disminución de la producción, la reducción de las inversiones, la subutilización de las capacidades instaladas y el despido de decenas de millones de trabajadores. Apoyándose en los adelantos de la revolución científico-técnica, los monopolios y las grandes empresas transnacionales aprovechan la crisis para intensificar la explotación de los trabajadores y degradar las condiciones de empleo mediante mecanismos que han llevado a extremos sin precedentes el agotamiento, sobre todo nervioso, de la masa ocupada. El desempleo ha alcanzado límites sin precedentes en las últimas 5 décadas. En los países capitalistas desarrollados, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la cifra oficial de desempleados llegó en 1981 a 25 millones, 4 millones más que en 1980 y 10 millones más que durante la crisis 74-75. La graduale ritirata del comandante Fidel Castro dalla politica attiva è stata una forma per abituare i cubani a vivere senza questa figura straordinaria. Per questo gli analisti di Washington dicono che con la fine fisica di Fidel finirà anche il regime comunista, motivo la necessità di mantenere aperto il canale dei negoziati. Gli sembra possibile che Cuba, dopo tutto quello che ha passato, accetterà di mettersi in ginocchio davanti agli Stati Uniti solo perché Fidel Castro non c'è più? Allora, per prima cosa cominciamo a dire le cose come stanno. Fidel vive, ha 90 anni e vive bene. Al 13 agosto del 2016 terminerà i 90 anni, quindi stiamo in pieno anno di festeggiamenti. Io sto ritornando in questi giorni da Cuba e il 13 febbraio si è fatta una festa per i 90 anni e si è deciso che tutti i 13 di ogni mese fino ad agosto si farà una festa di musica, una festa culturale, di presentazione di libri, eccetera, appunto per festeggiare i 90 anni di quello che io considero, ma pensano la maggior parte di noi vicini a Cuba o meno, una delle figure di spicco della storia, appunto, della storia del XX secolo.
Io questo legame fra la figura di Fidel Castro e diciamo, la continuità dei negoziati con gli Stati Uniti non la vedo assolutamente, nel senso che la rivoluzione cubana è una rivoluzione del popolo cubano, non è una rivoluzione di Fidel Castro. Fidel Castro ha rappresentato e rappresenta la figura del leader, la figura di un quadro storico fondamentale che ha dato il via alla rivoluzione insieme a Che Guevara, insieme a Raúl Castro, insieme a Camilo Sanfuegos. È stato uno dei comandanti supremi, il comandante in jefe appunto della rivoluzione, ha dato un apporto non solo a Cuba ma a livello internazionale a quella che è la battaglia della liberazione dei popoli. Io dico sempre che persone come Fidel Castro, ma anche come lo stesso Chavez, non sono figli di Cuba o del Venezuela, ma sono patrimonio dell'umanità. L'umanità deve dire grazie a figure politiche come Chavez o come Fidel Castro per quello che hanno saputo dare al loro paese, alle loro rivoluzioni, ma quello che hanno saputo dare in termini di saggezza e di continuità della battaglia antiimperialista e anticapitalista. Innanzitutto, Fidel Castro è uscito tra virgolette dalla scena politica attiva per una grave malattia, e questo va detto, una grave malattia che ha avuto nel 2006, quindi non è stata una scelta forzata. Fidel Castro stava molto bene, sta bene, ovviamente ha avuto una malattia difficile con molte operazioni, l'età che c'è, ma proprio la tranquillità di Cuba si vede da 10 anni, cioè Fidel continua a fare le sue riflessioni. Detto 10 anni fa non mi chiamate più comandante jefe, sono un soldato semplice, un combattente della battaglia delle idee. Mi sembra che ancora le sue idee sono fondamentali. Proprio pochi giorni fa, mentre ero a Cuba, ha fatto una riflessione sulla visita del Papa e del Patriarca, l'incontro del Papa e del Patriarca russo, appunto mettendo in evidenza che cosa significa Cuba, terra di riconciliazione, no? Proprio perché a Cuba poi avvengono, diciamo così, questi processi come questo, oppure quello della riconciliazione, perlomeno della negoziazione tra le FARC e il governo di Colombia. Quindi Cuba, che ormai è un punto di riferimento centrale, per riprendere un po' i toni di una canzone italiana, no, Cuba è l'ombelico del mondo, ma non perché geograficamente sta solo lì al centro dell'Atlantico, ma perché tutte le relazioni internazionali ormai passano da là. Significa che se il Papa, piuttosto che il Patriarca, le FARC o il governo colombiano accettano l'intermediazione cubana, significa che questo è un paese che sa che cos'è la pace, che cos'è la democrazia, che cosa significa riconciliarsi e mettersi seduti, eccetera. Bene, in questi 10 anni, senza la politica attiva di Fidel, tutti avevano detto che dopo 6 mesi Cuba sarebbe passata al capitalismo, il socialismo sarebbe caduto. Cuba continua nel suo processo di pianificazione, nella sua idea forte socialista, nella sua solidarietà internazionalista, continua a mandare medici e insegnanti in tutto il mondo, continua a esserci la pianificazione, è un paese rivoluzionario, rosso e socialista. Nel contesto attuale delle relazioni di forza internazionali, che devono porre ovviamente un'attenzione al fatto che oggi non ci sia più l'Unione Sovietica, che comunque chiamiamolo il fronte del movimento internazionalista dei lavoratori è estremamente debole a livello internazionale, ma Cuba, non direi, tanti dicono Cuba, la resistenza cubana regge. Non si tratta solo di resistenza cubana, Cuba rappresenta un esempio ed un modello, non solo di resistenza antiimperialista, anticapitalista, ma di transizione al socialismo, che è cosa diversa, per cui non c'è solo l'aspetto della resistenza, ma c'è l'aspetto propositivo in una fase, in un'epoca che non è assolutamente facile. Il governo ha continuato, a differenza di quello che hanno detto gli ipocriti, al posto di Fidel c'è Raúl. Non si tratta assolutamente di alcuna forma di nepotismo. Raúl era l'ultimo comandante della Sierra Maestra, probabilmente se fosse vissuto Che Guevara sarebbe stato Che Guevara nominato comandante e presidente, piuttosto che Camilo. Quindi Raúl è solo casualmente, si chiama ovviamente fratello di Fidel Castro, ma il riconoscimento che ha come presidente è perché è l'ultimo grande comandante appunto della Sierra, eccetera. Il governo, no, sono state fatte le elezioni, il governo è stato cambiato in molti ministri, è stato cambiato anche in molti parlamentari. La gente non sa, dice lì ci sono i vecchi, non sa che il vicepresidente della Repubblica
di Cuba, Miguel Díaz-Canel, un compagno che amo profondamente, di cui sono amico, ha solo 53-54 anni, per cui stiamo parlando del vicepresidente che viene da una lunga esperienza come rettore, poi come ministro dell'educazione superiore, eccetera. La presidente dell'ICAP, altra carissima mia amica, 40 anni, Kenia Serrano, l'ICAP è l'Istituto Cubano di Amicizia dei Popoli, è diventata presidente dell'ICAP a 34 anni. Parliamo di Abel Prieto è l'assessore di Raul, 64 anni, in questi 15 giorni che sono stato a Cuba ho fatto attività di presentazione di libri, di presentazione di conferenze della rete in difesa dell'umanità in continuazione con lui, con Kenia, quindi con un gruppo di dirigente di altissimo livello, tutto intorno ai 60 o addirittura molto sotto i 60 anni. Nessuno sa che il Parlamento europeo, fanno finta di non saperlo, che il Parlamento europeo è formato da ultra settantenni e ultra ottantenni nella sua maggioranza, il Parlamento invece cubano ha la maggioranza di parlamentari estremamente giovani e una presenza estremamente alta di parlamentari donne, per esempio, no? Quindi voglio dire, si parla di Cuba senza sapere che invece tutto questo è frutto di una rivoluzione che sa rinnovare i propri quadri. Davanti alla battuta che si fa, ma la morte di Fidel, speriamo che avvenga fra 1000 anni, fino adesso ha visto mi pare 10 o 11 presidenti degli Stati Uniti che sono cambiati, qualcuno purtroppo è anche morto, tutti dicevano che non sarebbe sopravvissuto addirittura a Kennedy, no? A John Kennedy, lui sta lì, e adesso andrà via pure Obama, sono andati via i Bush e lui sta lì, per cui lunga vita al comandante da parte mia, da parte penso dei rivoluzionari, da parte dei comunisti, ma penso anche dei sinceri progressisti e democratici del mondo per quello che ha dato. In ogni caso, quando la natura umana lo dovrà chiamare fra 100 anni, Cuba non è pronta. Cuba sta già camminando, Cuba è Raúl Castro, Cuba è Miguel Díaz-Canel, Cuba è Abel Prieto, Cuba è Bruno, giovanissimo ministro degli esteri da moltissimi anni. Cuba è una rivoluzione di popolo, quindi se gli Stati Uniti vorranno continuare i negoziati con Cuba, non dovranno pensare al fatto se ci sia Fidel o meno, perché Fidel non si è mai seduto con Obama o con gli altri, devono pensare a rispettare la dignità del popolo e della rivoluzione cubana, devono semplicemente pensare di mettersi seduti allo stesso tavolo dei cubani con pari dignità, devono pensare a togliere immediatamente il blocco, devono pensare a dare il risarcimento per i danni del blocco, devono pensare immediatamente di riconoscere la sovranità di Cuba e restituire il territorio di Guantanamo ai cubani. Su questa base il negoziato va avanti, non è proprio, il negoziato non va avanti Fidel o meno, Fidel non si è mai seduto al tavolo delle trattative, perché adesso pensa ad altro, che Fidel sta scrivendo la sua biografia, coltiva, sta facendo, c'ha un orto splendido nel quale si diverte a tenere delle piante, delle cose eccetera, fa la sua vita familiare, pensa alla sua salute, scrive, dà ancora delle indicazioni estremamente importanti per l'umanità, insomma pensiamo a quanti presidenti della Repubblica o quanti parlamentari abbastanza intontiti di oltre 80 anni abbiamo ancora attivi in Europa e nell'Occidente. Lasciamo perdere Fidel Castro sta facendo la sua vita al comandante, non c'è altro da dire.